Questo Miozzo, penso che sia una bella segnale anche della volontà del personale scolastico, dei dirigenti di ripartire a tamburo. Però io le devo fare una domanda, perché all'inizio dell'anno scolastico sembrava complicatissimo provare la febbre ai ragazzi che entravano. Come mai adesso ad aprile, maggio, sembra risultare facile infilare un bastoncino nel naso di tutti i ragazzi? No, non c'è nulla di facile, non c'è nulla. Io sono contento di ascoltare quello che dice la professoressa. Soprattutto sono contento di un aspetto molto importante. 103.000 su 114.000 persone del mondo della scuola sono vaccinate. Questo è un grandissimo risultato. Non dobbiamo dimenticarlo, perché spazza un po' tutti quegli equivoci, quelle informazioni, quei pregiudizi che erano stati dati sulle vaccinazioni e sul personale. L'anno è stato un anno difficile, un anno combattuto, un anno nel quale le scuole, soprattutto, mi consenta di dire, professoressa, queste persone eroiche che sono in quel momento ad assistere i nostri ragazzi, hanno fatto dei progressi, hanno migliorato, non c'è nulla di straordinario, c'è stata un'evoluzione culturale, di adattamento, soprattutto di adattamento al contesto che modifica tutti i giorni. La voglio interpellare in qualità di medico, perché la professoressa ha segnalato un problema che riguarda il personale scolastico, ma riguarda anche tutti noi. È giusto che una persona che è vaccinata, 103 su 100.000, debba continuare ad essere sottoposta a quarantena, mettendo a repentaglio la continuità didattica, ma anche la vita normale dal momento che uno è vaccinato? Qui ci sono delle valutazioni che ci lasciano ancora il dubbio sulla validità del vaccino nella sterilizzazione della persona. Cioè, tu sei protetto perché ti ho vaccinato, ma non è certo che tu sei in grado di non essere portatore. Quindi queste considerazioni ancora per qualche tempo dovranno essere lasciate ai servizi di sanità pubblica, ai servizi del territorio, per cui dobbiamo pazientare ancora un po'. La scienza non ci ha dato ancora definizioni granitiche su quella che è la protezione. Lei, Fabrizio Curcio, lo conosce bene perché avete passato tanti anni insieme in protezione civile. Ieri era a Genova, ha detto una cosa importante, gliela voglio far riascoltare. È vero, siamo in guerra, è stato detto, serve forse qualche norma, come dire, di guerra, chiamiamola così. Beh, mi pare che qualcosa si stia già facendo, l'impiego per esempio delle farmacie, che vedrà in questo territorio uno dei punti di prima attivazione, se possiamo dire, è una di quelle cose che pensata qualche mese fa non sarebbe stata immaginabile e possibile. È stata fatta una norma, è stata fatta la norma per sbloccare l'operatività degli infermieri al di là di quello che fanno ordinariamente, e tante cose sono state fatte e tante cose noi siamo pronti a recepire per risolverle tecnicamente, se è un'attività che riguarda il livello tecnico, oppure di favorirla a livello politico per le decisioni che ovviamente devono essere prese. Intanto sto alla metafora, siamo in guerra, in questo desiderio di marcare una discontinuità rispetto alla precedente gestione, non le fa un po' rabbia questa cosa? Voi, quando eravate alla guida dell'emergenza, cosa pensavate di essere? Un pranzo di gala? No, io non credo che Curcio abbia... con la metafora militare, che peraltro abbiamo sempre utilizzato sin dall'inizio, sempre abbiamo detto questa è una guerra, magari in maniera inopportuna, perché in effetti questa è una straordinaria, complessa emergenza. La guerra è un'altra cosa, la guerra è intesa come momento di bombardamento, però l'abbiamo sempre usata le metafore. Fabrizio Curcio non credo che voglia sottolineare una discontinuità. La discontinuità sta nel fatto, probabilmente, che oggi il sistema nazionale di protezione civile è finalmente tornato ad essere quello che io personalmente ho sempre auspicato fosse, ma che per un certo periodo, diciamo così, ha avuto un low profile, come si suole dire. Oggi Curcio ha portato e riportato la struttura nazionale, anche se c'è da sottolineare, la protezione civile sul territorio c'è sempre stata, ha sempre operato. I volontari, le strutture territoriali, le strutture regionali, in tutto questo periodo, sin dall'inizio dell'emergenza, sono stati accanto alla popolazione, accanto al popolo. In effetti abbiamo avuto sempre questa percezione. Oggi c'è un cambio di passo, è arrivato Curcio, che ha riportato la struttura fortemente nella leadership
della gestione, c'è il generale Figliuolo, quindi la metafora militare oggi è più che mai per assolutamente. Dovrebbero irregimentare di più, secondo lei, le regioni che stanno un po' scartando rispetto del piano vaccinale e stanno dimostrando di non essere all'altezza di quella sfida che qualcuno appunto paragona a una guerra? Guardi, anche qui personalmente ho sempre sostenuto la necessità di avere, in un momento di grande crisi come questa, che è una crisi nazionale e internazionale, avere una gestione centralizzata e una sorta di esecuzione del territorio. Loro stanno facendo un ottimo lavoro, Curcio e Figliuolo stanno visitando le regioni, stanno andando regione per identificare le criticità, ma anche gli aspetti positivi, gli aspetti di